Guarda, Luca, sto volando! Wow! Ma che stai volando, Espi? Che spettacolo! Siamo finiti in cella, non vedi? Come? Ma scusa, siamo finiti in prigione. Ma non è il parco acquatico questo, o no? No, che non è il parco acquatico! Ma come fai a comportarti? Guarda! Sempre? Ma possiamo ancora planare, che spettacolo! Perché ce l'ho messo in cella? Cosa abbiamo fatto questa volta? Vabbè, Luca, dai, non importa. Dai un'occhiata intorno, sicuramente c'è un modo per scappare. Allora, qui c'è un water, qui c'è un frigo. Però è molto strano come frigo. Magari... aspetta, forse si può saltare qui. Guarda cosa ho notato. C'è un'apertura lì in alto. Dove? Lì in alto. Pensi già a scappare? Io credevo di vivere qua per un po' di tempo, ma... Ma stai scherzando? Ma ovvio che dobbiamo scappare. Tipo... Oh, guarda quanto ci fa saltare in alto al letto. Aspetta, fammi fare una prova, vediamo se funziona così. No, quasi. Guarda. Oh, una chest segreta sotto la chest. Ehi, ho trovato anch'io uno smeraldo. Guarda. Ma come anche tu? È mio. Ma ho trovato un altro smeraldo. Ora lo so, Luca. La cosa importante è che qui io voglio vedere cosa c'è. Ok. Ce l'ho fatta. Oh, dannazione, non c'è nulla, c'è un tunnel di terra. Ma porca miseria. Magari esce fuori. Non esce fuori, ci ha controllato, è un vicolo cieco. Aspetta però. Non c'è niente. Guarda cosa c'è lì in alto. C'è tipo un'apertura anche lì, l'hai vista? Dove? Lì, devi aprire gli occhi, Luca. Un bel... Un pulsante. Dai, in due ce la possiamo fare. Un bel saltino e premi il pulsante. Non ci arrivo. Dai. Ah, l'ho presa. Oddio. Cos'è stato? Ha fatto qualcosa alle porte. Ma in effetti nemmeno abbiamo provato a aprire le porte. Ma no, non andavano prima. Ci ho provato io. Non andavano prima? Non mi prendi in allora giro. Allora il pulsante che le ha sbloccate. D'accordo, fatemi. Cos'è sta cosa? Oh no. Ma perché ci sono caduto anch'io? Perché devo essere così stupido da seguirti? Ma io dove siamo finiti? Ma siamo finiti in un altro buco. Ma cos'è sto posto qui? Ma penso che sia una fortezza dell'End. Comunque quella in cui siamo imprigionati. Guarda che roba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Forse bisogna attivarlo e andarci sopra nell'ordine corretto. 4, 5, 6. Sei impazzito? Ho fatto qualcosa? Non lo so. Non capisco come funzioni. Espi? Che cosa? Non so come funzioni, ma... Oh no. Abbiamo visite. Oh no. Come abbiamo visite? Ma guardarlo. Te l'ho detto io che c'entrava l'End con sta cosa. Si può salire, veramente? Signor Enderman, per favore, non ci guardi. E noi non guarderemo lei. Oh no, Luca, mi sa che si è arrabbiato con me. Porca miseria. Ci credo, l'hai picchiato? Non l'ho picchiato. Sto cercando di capire come c'è sto posto. Vabbè, magari è una guardia. Ciavolo fuori, tanto non ci può fare male. Oh, la loro debolezza è anche l'altezza. Degli spilungoni. Perfetto. Guarda come schiatta. Oh, ecco qua. E adesso proviamo a fare la combinazione. Non lo so, non capisco. Aspetta, Luca, pensavo se fosse come un ascensore. In un ascensore tu stai qui. Che ascensore? All'interno. Un ascensore, tu stai qui all'interno del tunnel, diciamo. È la prigione. E poi fai 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ho funzionato. Ma... Cosa ti ho detto, porca miseria? Ma non è possibile. Ma sì che è possibile. Basta contare fino a 6. Certo, e basta premere i pulsanti giusti. Sali. Dai che ce la facciamo. Mi sa che stiamo andando addirittura avanti. Non siamo soltanto usciti. Dici? Sì, guarda che roba. Un corridoio molto più grande di quello di prima. C'è una casa. Come c'è una casa? Dove vedi una casa? Ah! Oddio, ci sono. Ok. Ah, ecco la casa di cui parlavi. E c'è un hopper. Mi sa che è tipo, non lo so, l'autostrada. Bisogna pagare per entrare. Chi è questo? Oh, salve. Non lo so, il portiere. Io qua. Io ho questo. Ecco, ci ha riportati indietro. Forse voleva il mio di smeraldo. O forse voleva entrambi. Mi sa sì. Porca miseria, Luca. Non ha funzionato. Ecco, adesso sei ricaduto, complimenti. Ok, se adesso mi fai la cortesia di non fare le cose troppo velocemente. Ecco il mio smeraldo e... Boom! E tac, la soluzione. Cos'è? Oh no. Oh no. È una di quelle prove di pazienza e abilità. Ah, è sopra. Com'è sopra? È sul tetto. Dici? Hai ragione. Quindi di qua, piano. Vabbè, io seguo quello che fai tu a questo punto. Ah, per poco. Complimenti. Allora, va fino a qui in fondo, va? Oh, sì, va fino a qui in fondo. Ma questo allora era uno scherzo, guarda. C'è il blocchettino lì. Sì, tutte scuse. Tanto perché sei un pochino ciecato, Luca. Andiamo. Ah, finito prima io. Ah! Che è successo? Aia! Attento! Stai buono, stai tranquillo, se no ti pungi sempre di più. Male. Che roba è questa cosa?
È piena! Ci sono un sacco di strade diverse! O no? Tu vai di là, io vado di qui! Sei sicuro, Luca, che sia una buona idea dividerci? Non è che finisce come in tutti i film horror? Oh no! Oh no! Mi sa che qua c'ho della lava! E non è finita molto bene! Anch'io! Un altro tentativo, Luca! Dai, sento che questa volta è la volta buona! Vai! Vai, scendi. Aspetta, ma non sto bruciando. È finta lava per caso questa? Luca, ho trovato la finta lava. Dove sei? Da qualche parte, non lo so. Anch'io, vai giù, vai giù. Ah, non picchiarmi. Oh, mi sei iniziato a spegnere. Non so cosa sta succedendo, è stranissimo questo posto. Oh, ecco dell'acqua. E lì in fondo cosa c'è? Ah, oddio, cos'è sta roba? Oh no, 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 c'è un portale. C'è un portale per land. Ma non eravamo già nel land, Luca? Come? Non è un buon segno. Oh, eccoci qua. Ecco, siamo finiti all'inferno, è la fine. Ma come? Un'altra cella, è un pochino più stretta, ma lo stesso va bene. Ah no, è lo sgabuzzino di casa tua. Come lo sgabuzzino? È l'inferno, alla fine. Ma basta, non è così brutto lo sgabuzzino di casa mia. Ci ho vissuto fino a 10 anni. E qua non c'è pure niente, ma porca miseria. Ok, sto dobbiamo inventarci un modo per scappare, però. Visto che abbiamo nulla questa volta. Altro che una cella, un letto, un frigorifero. Fammi ma non hai visto? Aia, ho visto, sì. Che cosa? Oh, porca schifosi. Ok, Luca, dai. Facciamoli fuori a cazzotti e poi cerchiamo di sopravvivere. Ok, uno è dato. Ah. Eppure l'altro. Io ho trovato questa cosa che può essere piazzata sulla bedrock, c'è scritto. Qua. Come là? Ma quello non è bedrock, Luca. No. Oh, ha funzionato. Ma stai scherzando? Ma ne sai qualcosa tu di questa storia? Cos'è questo? Io la conosco la bedrock, la sento. L'annuso. Ma quindi dici che questa è bedrock diversa? E poi soprattutto... lì c'è un pulsantino. Aspetta, fammi fare una bella... Cos'hai fatto? O no? O no? Non capisco. Ah, si è aperto un passaggio segreto. Oh, che bella... Oh no. Inizia ad essere... Oh mio Dio. Ma aspetta. Ma Luca, ma abbiamo fatto veramente una brutta, brutta cosa. Bastava... No, non ci credo. Bastava aprire questo shulker e potevamo andare direttamente verso l'uscita. Il divertimento dove sta? Staremo a scappare da questa prigione. Sani e salvi! Espi, fermo! Alto là! Che cosa? Un attimo, sono impegnato! Guarda qui! Che cosa? C'è un pulsantino. Oh! Ah, è un modo... No, è un modo per essere teletrasportati sopra. Vai, premilo. Piano. Vai. Piano. Ah, non ho fatto in tempo a aprirlo. Riprova. Vabbè, ma dai. Riprovaci tu. Tanto me è difficile. Oh, guarda me! Ce l'hai fatta? Okay. Oh, complimenti, arrivo anch'io. Potevi aspettare. Oh, ce l'ho fatta anch'io. Non era così difficile alla fine. Ecco. Oh no, un labirinto, quello che ci mancava. La padella alla brace. Oh, era abbastanza facile. È sicuro che questa... che questo sia la via d'uscita giusta? Credo di sì. Non mi fido troppo, era troppo se... Ah! Attento! Ecco, invece no, è un vicolo cieco! Te l'ho detto che non era l'uscita giusta. Una trappola, spipino di schifi! Ma pure una trappola, non soltanto un vicolo cieco! Allora corri, Luca! Da questa parte non raggiungere la fine più velocemente! Ma porca miseria, lasciateci in pace! Stupidi Endermite! Di qua! No. Sulla scala! Oh, per fortuna non sono fuori le scale! Sì, stupidi scarafaggi del land! Guarda! Un portale! Possiamo tornare, forse! Andiamo! Aia! Oh, ce l'abbiamo fatta! Dove siamo? Okay. Un corridoio strano questo corridoio. Corri! Corri! Vediamo chi arriva per primo! Dai, che ci siamo quasi! Ancora un po'! Ancora un po'! Sì, ma la luce continua a allontanarsi, guarda! Continua ad andare sempre più lontano! Dobbiamo andare più veloci, Luca! Ok, mi sa che qui ci stanno trollando, Luca! Dobbiamo tornare indietro per qualche ragione. Perché? Si continua a generare man mano che andiamo avanti, non vedi? Vabbè, ma indietro non c'è niente. Oh no, allora siamo bloccati qui per sempre. Cosa facciamo? Non lo so, Luca, ma magari andando qui indietro, ritornando dietro il portale, magari è cambiato qualcosa. Ma se torni indietro, vai indietro, Espi. Se vai avanti, vai avanti. Però forse... ma te l'ho detto, io è completamente diverso. Vieni qua. Guarda, è stranissimo questo posto. Perché è un po'... Oh, guarda, c'è tutta una cosa di redstone e pistoni. Oh no, mi sa che erano tutti i meccanismi della prigione A in cui eravamo rinchiusi. E questo non è assolutamente facile da fare. Ok. Oh, perché siamo alla fine, Espi, stai concentrato. Ah, ci sto provando, ma non è facile. Sono tutto giù di un paio di scale. Ok. Ok, ci siamo. Gli ultimi saltini. Attento. Lì è difficilissimo. Ah, ce l'ho fatta. Dai, Luca, non è così difficile. Così. Oh, ci sono. Eccomi. Perfetto, e ora. Oddio, cos'è questa cosa? Salve, signore. Come mai c'è tutta sta TNT, Luca? Espi? Che cosa? Ha un blocco di redstone in mano. Cosa vuol dire che ha un blocco di redstone in mano? Lo sai che gli Enderman lo posizionano. Come lo posizionano? Vabbè, meno male che ci mettono un sacco di tempo a farlo, Espi. Cioè, dici? Oh.
Oh no? Ne è nato un altro? Perché c'è un altro? Perché ce n'è un altro? Espi? Oh no! Espi! Questo vuol dire che uno di loro posizionare a blocco! Se qualcuno lo posiziona! Dove possiamo scappare, Luca? Perché? Torniamo indietro, cosa facciamo? Non capisco! Torniamo indietro, un casino! Oh no, 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 no! Oh no! Oh no, qualcuno l'ha fatto! Non c'è tempo di correre! No, corri! Corri! Non è andata a finire molto bene! Ma le tette, le mancamicanze!